Kia ora a tutti, eccoci qua a parlare della giornata di domani del Mondiale Femminile. Si torna in campo per i primi due ottavi di finale. Adesso inizia la fase più bella, più appassionante, quella che purtroppo noi italiani non possiamo vivere perché siamo tornati a casa, ecco. In particolare voglio dire che ha fatto molto discutere la lettera delle azzurre e io sto dalla parte loro. Qua titolo del Corriere dello Sport: Azzurre, accuse a tutti, qui nessun dirigente. Disastro Italia, solo la sconfitta e l'uscita ai gironi, ora è caos totale. Posto sociale del gruppo, non siamo state messe in condizione di ottenere risultati diversi. Milena Bertolini, naturalmente, ma non solo Milena Bertolini, naturalmente le azzurre parlano dei vertici federali della Lega Calcio, assenti, parlano delle istituzioni, in particolare il ministro Abodi, è il ministro dello sport, dovrebbe essere il primo a dare un in bocca al lupo alle azzurre, assente anche lui, parla solo per. Parla solo contro il Pride, attaccando naturalmente, diciamo, del giocatore omosessuale del Cagliari, naturalmente. Lasciamo perdere, ma questo ormai è così. Di questo governo di chiara ideologia misogina e anche omofoba, naturalmente. E niente, hanno ragione su tutto, i media non ne hanno parlato, i media, i telegiornali naturalmente li hanno messi in fondo alla pagina, ai notiziari, scusate, non pagina, e se fossero gli azzurri invece nei primi notizie, stesso i TG sportivi, parlavano più del mercato, queste amichevoli del cacchio delle squadre maschili. E della tripletta di Messi hanno ragione e continuo a dire che la gente che le attacca siete professionisti, non fate le bambine piccole compagnie. Intanto, prima cosa, professionista lo sono, ma ricordo che non è che guadagnano milioni come gli strapagati falliti che hanno perso con la Macedonia e non si sono neanche andati neanche qualificati al mondiale, neanche nella. Non hanno neanche provato a giocare la finale perché partendo con la Macedonia la semifinale dei playoff non hai giocato neanche la finale col Portogallo, naturalmente che perdevi, quello poco ma sicuro. E allora basta queste cose qua, loro sono professioniste perché possono mettere finalmente come lavoro, precisiamo, lavoro calciatrice. Fine lì. Prima non lo potevano mettere e non avevano i diritti, naturalmente, dei professionisti. I soldi non c'entrano un cacchio, non c'entrano un emerito cazzo. E avete rotto con questa storia dei soldi. Veramente. Basta, tutto qua. Vogliamo ricordare che il roster degli Stati Uniti è stato presentato dai Biden, tanto per dire, dai Biden. Non parliamo dei gruppi di tifoserie. L'Italia non ne aveva neanche uno perché Ultras Italia è un gruppo, è formata da tutti i gruppi dell'estrema destra, tra tifosi, tifoserie di Serie A, Serie B, Serie C, c'è anche dentro l'Hellas Verona, guarda caso, e allora hanno la mentalità della donna in casa. Ad aspettare i mariti a fare la calzetta, a fare la cucina, naturalmente la casalinga, come naturalmente era il fascismo, che ricordiamo, il fascismo arrestava le donne se giocavano a calcio. Che bella cosa, eh? Che bello i tempi fascisti, vero? Ecco, che ancora si parla di Vittorio Pozzo, lasciamo perdere veramente. E questo è tutto per dire la verità. La Germania oggi naturalmente sarà in volo, non so se è tornata a casa perché non si sa ancora niente,
ha parlato la ministra dello sport, ha consolato naturalmente le ragazze tedesche, ma vedete che lì le istituzioni ci sono? Vedete che c'è una federazione? L'Italia, niente. Non c'era niente, non c'era neanche un dirigente. Italia-Argentina, c'era quello, c'era il dirigente dell'AFA, che è la federazione argentina, che cercava il dirigente italiano, non c'era neanche quello. Vedete voi, Dio santo, non cambia niente. Adesso naturalmente è caos CT, non si sa neanche chi viene. Se parla di Gautieri, mani nei capelli, perché sarebbe, si rovina tutto quello che, diciamo la verità, ha fatto Milena Bertolini, perché finalmente si parla delle azzurre, perché prima con Cabrini non se ne parlava neanche. E qua a Verona contro l'Olanda ai playoff c'era poca gente, pioveva, dovevo andarci anch'io, e purtroppo ero influenzato, se no ci andavo. E questo è il discorso, ragazzi, dobbiamo seguirle, imparare anche quando sbagliano, ma seguiamole, se no non cambia niente, non cambia niente. E adesso ci troveremo un Gautieri in panchina, a questo punto la mettiamo panico, e che Dio ce la mandi buona, perché affrontiamo un girone di Nations League tremendo. Per dire la verità, vi faccio dire cosa ha titolato anche la Bild, oltre naturalmente che c'è stato naturalmente le istituzioni lì in Germania, come ho detto prima, come titolo in prima pagina, perché li ha messi in prima pagina, ha detto il nostro calcio è finito, naturalmente con l'immagine delle tedesche che piangono, perché era l'ultima speranza per il calcio tedesco, la Nationalmannschaft, ecco, e invece è andata come è andata, non sembra proprio un dramma nazionale. Però naturalmente ricordo in Qatar la squadra maschile eliminata ai gironcini per la seconda volta dopo in Russia, che sappiamo tutti che è stata la Corea, e anche per quanto riguarda la femminile sempre con la Corea. E naturalmente dopo nella pagina sportiva, e naturalmente la pagina sportiva spazio soprattutto alle ragazze tedesche, non come in Italia che le mettono a pagina 26. Non è così che si aiuta il calcio femminile, non è così, basta, c'è i mondiali, parliamo dei mondiali, come fa l'America, Dio santo, come fa il Washington Post che mette i mondiali in prima pagina, non mette le MLS, la Major League Soccer, porca vacca, ecco, scrivono Zoom Heulen, che vuol dire piangere, ecco, con tutte naturalmente le giocatrici tedesche che piangono, naturalmente dopo qua ci sono accuse naturalmente a Martina Voz, ma si sa, e poi sulla destra l'immagine di una Alessandra Popp col premio FIFA, ma naturalmente poco sorridente. Chiuso questa cosa qui, naturalmente parliamo delle partite di domani. Domani naturalmente iniziano gli ottavi di finale e naturalmente si va si va in campo naturalmente prima alle 7 della mattina all'Oakland, all'Eden Park di Oakland, con la sfida tra Svizzera e Spagna, e qui mi aspetto una risposta da parte della Spagna. Anticipo di Nations League dalle ragazze di Georgeville, mi aspetto una bella risposta, perché non possono tanto festeggiare, perché sono state appena incontrate una squadra seria, non diciamo con tutto rispetto allo Zambia e alla Costa Rica, ma ragazzi, appena incontrato una squadra di pari livello sono state, posso dire una cosa, asfaltate, perché il Giappone poteva fare anche la manita, poteva fare altri due di gol nettamente, eh. E davanti si troverà una formazione, la Svizzera, complimenti a Inka Gvinks, non ha un bel gioco, però è efficace, due pareggi, ha vinto solo la sfida con le Filippine,
e basta, punto, chiuso. Complimenti a lei, e sa come giocarsela contro le grandi. Ha fermato la Norvegia molto bene e devo dire la verità, ha portato alla Svizzera un buon traguardo. La Svizzera che era nel nostro girone adesso se la gode. Se la gode, era passata col secondo posto, con i playoff, alla fine se la gode lei, guarda caso. Ecco, quindi per la Svizzera è comunque positivo anche in caso di eliminazione dai mondiali. Andiamo a vedere, non posso dirvi la direttrice di gara perché non c'è, quindi boh. Andiamo a vedere cosa dico i bookmakers: 71% per la Spagna, supplementare al 19, scusate, e a 10% a vittoria svizzera. Quindi non cambia, quindi viene data la Spagna naturalmente favorita. Ma attenzione, attenzione, perché questo mondiale ormai regala solo grandissime sorprese. Quindi vedremo quello che succederà all'ora di colazione diretta su FIFA più in streaming anche in italiano. Ecco, e dopo questa alle 10 la partita della giornata Giappone-Norvegia. E attenzione, qui voglio proprio vedere cosa fa ancora il Giappone. Ha fortunata Big, ragazzi. Questa è la prova generale della squadra di Futoshi Ikeda. Squadra spettacolare. Dall'altra parte Risa spera di prendersi Ada Angerberg, quindi a recuperare lei, perché serve nettamente contro la generazione oro del mago Futoshi Ikeda. Veramente altra partita veramente importante per il Nadeshiko. Se passano anche questa, ragazzi, veramente sono stra favorite per me per la Coppa del Mondo, eh. Ve lo posso garantire, perché questa, intanto attenzione, perché chi vince qua conta Svezia e Stati Uniti, vedete voi, quindi sarà veramente bellissima questa sfida, ve la dico io. Non perdetela su Rai 1, sì, Rai Sport, magari Rai 1. Alle ore 10 questa verrà trasmessa dalla Rai e non da su FIFA più. Andiamo a vedere anche i bookmakers cosa danno: 53% vittoria del Giappone, 26% per i supplementari, 21% vittoria della Norvegia. Quindi molto più possibili supplementari della vittoria della Norvegia. Si crede poco a questa Norvegia, mentre il Giappone, ragazzi, sta facendo veramente vedere un bel calcio. Bisogna dirlo. Bene, con questo abbiamo chiuso. Naturalmente non posso dirvi l'arbitra della gara, la FIFA non le ha ancora comunicati, in ritardo. Stranamente, perché ho aspettato proprio stasera a fare il video, perché oggi non c'erano ancora le comunicazioni arbitrali, e infatti non ci sono proprio, diciamo, in questa fase finale. Quindi vi dico, naturalmente mi piace, mi mettetemi un commento, commentate anche voi naturalmente anche sullo sfogo delle azzurre e su questa mancanza veramente delle istituzioni, solo della FIGC, naturalmente della Lega Calcio, dei vertici federali, ma anche dello Stato italiano, del governo italiano, perché il governo tedesco invece è stato vicino alla Germania come governo americano, ma addirittura governi come Vietnam, Panama, Haiti. Il governo italiano 0 su 0 naturalmente, e abbiamo una premier donna, per dire, una premier donna. Cioè, non dico altro, ma questa per lei essere donna, essere cristiana, essere a fare il sugo, boh, si vede che è così per lei. Cioè, è una roba assurda, veramente. Vabbè, io vi auguro una buona serata, vi saluto naturalmente i Maori, ci vediamo domani per parlare di questi ottavi di finale e naturalmente presentare quelli di domenica. E niente, vi saluto con Kia ora a tutti!